Ah, mi arrivano questi qua del Genova, bene, siamo anche gemellati, sì, qua, siamo fino a me. Siamo gemellati solo se domani vinciamo, non iniziamo a dire gemellati. Dobbiamo... Ma quando mai? Deve essere una quasi partita domani, ragazzi. Ragazzi, ben arrivati. Ragazzi, ho portato anche la sciarpa. Questa si può mettere. Gli unici che state tranquilli siete proprio voi. Potete girare con questa sciarpa ovunque. Solo una cosa, vi chiediamo il piacere che domani ci servono questi tre punti. Speriamo anche voi che non andate in Serie B, E che fai lo scaramantico a Napoli? Tu non sai nemmeno la scaramanzia dove si trova. Vi racconto un episodio che mi ha raccontato un amico di mio padre, che non come voi del Genova, era un tifoso doc. All'epoca c'era Napoli-Real Madrid, partita di Champions League. Il Napoli doveva vincere 3-0 perché doveva rimontare il 2-0 dell'andata. Stadio pienissimo, 4 miliardi di incassi. Al nono minuto, Vrungt segna Francini, si riaprono le speranze del Napoli e decidono i tifosi di mettere in atto la tattica dell'occhio secco. Cos'è sta tattica? Mamma mia, è peggio del malocchio, è peggio del malocchio. E prendono di mira il ginocchio di Butragueño, che era l'attaccante più forte del Real Madrid. Manco il tempo di guardare che Butragueño segna. Quindi, piano con sta scaramanzia. Sì, solo se è positiva la scaramanzia. E visto che siamo gemellati, facciamo una scaramanzia positiva. Ah, boh, Napoli e Pina, facciamo un tipo... Ce l'avete dei posti? Scaramanzia tu. Uno scaramanzia. Facciamoci un grande scaramanzia tu. Porta a toccare questi teschi che si dice che allontana dalla morte. Se si parla di scaramanzia, noi per sicurezza, insomma, allora, tocchiamo. Una bella scuzzetta. Io lo tocco per Pande perché domani la butta dentro. Allora, questa è la chiesa del Gesù Nuovo. Allora, siete sulle bugne, ci sono tipo dei simboli. Posso dire una cosa, ragazzi? La senti in Marocco, sa storia, lascia bene. Calcio facciamo un video, no, 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 il calcio per calcio. La mano, ma non è mia. Come simbolo di amicizia. Ah, ascoltatemi, visto che siamo gemellati, facciamo un bel cuore. Ma quanti, quanto questo qua, guarda. Che sono due cuori tipo uniti. Il succo è buono, va buono. Allora facciamo il cuore. Cuore. Facciamo sì, andato per sì, il cuore. Allora dici cuori per portarmi. Era qualche scaramanzia un po' più sportivo. Sì, qualcosa riguardante il calcio, la storia del Napoli. Io sì, avevo sentito una storia su Diego Carmando. Diego Carmando, Diego Maradona e Carmando un bagno là. Che baciava in fronte Maradona. Io mi ricordo una storia che mi raccontò mio padre su un allenatore che si chiamava Monzeglio e questo allenatore comunque era super scaramantico. Il sabato sera obbligava i giocatori ad andare al cinema, sempre lo stesso cinema. La domenica dopo la colazione andavano tutti a pranzo a San Martino. Obbligatorio era il torneo al Vomero. Ma tutte queste cose è impossibile farle. Come ultima cosa, lo sai che faceva? Prima della partita andava a fare i bisogni dentro lo spogliatoio dell'arbitro. E stiamo mangiando, Rosita! Attacchi lui Juventus nei patate! Oh, io la posso fare però sta cosa? No, la fai. No, no, la devi fare. Sì, fate gliela fare. Però... Solo se mi accompagnavano. Da solo! Devi andare bene. Posso capire che a bordo campo ci arriviamo, ma come arrivi là sotto? Cioè, possiamo chiedere a... Insomma, mio padre che accompagnava la moglie del giocatore più forte di tutti i tempi. Ti posso chiedere se casomai sa qualche metodo? Devi organizzare un incontro, non è che puoi chiedere. Guarda la partita. Palla che arriva in qualche modo, attenzione, Rincon libera il destro. Rincon! Avanti il Genoa! Dopo 10 minuti! Thomas Rincon! Terzo gol in campionato! Abitando il Napoli parte sempre così e poi vince. Ha respinto il Genoa, poi Hamzik! Perin! Chiude sul suo palo! Kane, ma ci volete far segnare? Che gemellaggio! C'è un pallone, Higuain lo tiene dentro, il suo è un cross, palla dentro, di testa! La schiacciata! Cagliecone in netto fuorigioco e il Pipitano! E il Pipitano non è in fuorigioco! La mette dentro e regala il pareggio al Napoli!
Higuaín la chiama, anzi che lo accontenta, e il Pipita la mette fuori. Higuaín il suo aggancio, libera il destro, straordinario, straordinario Higuaín. Da Biadini prova a tenerla, e il Cadduri, è 3-1 su assist di Gabbiadini, chiude la partita. Oh, ma la foto senza Cimetta. Sostituisco io Cimetta, eh!